Allora, amici di Calcio Passo 2, le cose che mi hanno colpito di più dell'ultima giornata di Premier League me ne sono appuntate qui. Mi ha colpito Matthew Longstaff, da non confondere col fratello Sean, che nel primo tempo prende una traversa, nel secondo tempo di prima intenzione la butta dentro, regalando la vittoria a Newcastle contro il Manchester United, che se non sbaglio è dodicesimo, ragazzi, sta veramente ai piedi di Dio. Da segnalare anche un'ottima prestazione di Saint-Maximin, che se non sbaglio era stato anche trattato dal Milan in estate o comunque in primavera inoltrata. Poi abbiamo il mio Wolverhampton che mi va a vincere in casa del Manchester City. Se può giocare a Premier League, non se può giocare a Premier League perché prendi certe di quelle cantonate. E mettendo a nudo tutte le difficoltà difensive, non soltanto con Adama Traoré che lo conosciamo ed è velocissimo, e infatti i gol arrivano più o meno in fotocopia nel secondo tempo, ma soprattutto, chi è che ci scrive? Scusate, soprattutto nel primo tempo, dove a fare contropiede era Raúl Jiménez, che non è propriamente un velocista, difesa altissima, scusate. Ok, difesa altissima, spesso lasciato un uomo solo e quindi... Oh, hai rotto il cazzo! E quindi mi fanno perdere il filo, no? Rompi i coglioni con WhatsApp, quelli che mandano 300 messaggi e non un messaggio solo e poi fanno invio. Quindi io sono contento perché comunque simpatizzo, lo sapete, per il Wolverhampton, perché c'ha i lupi. Poi il solito Chelsea, quando c'è Chelsea c'è spettacolo, noi siamo tutti, Abraham, Mount, Mason Mount, Kanté, anche se è stato deviato, Batshuayi, 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 sembra una canzoncina. Spero di averlo pronunciato bene, ovviamente, e quindi comunque mi piace questo Chelsea perché è giovane, sbarazzino, gioca un calcio propositivo. E vedrete insomma che alla lunga secondo me se piazza in Champions ci se piazza secondo me. Poi vabbè abbiamo il solito Liverpool che buca più e più volte il Leicester anche se poi segna soltanto un gol con Mané. E infine che mi sono segnato il Tottenham che grazie a svariate cappelle. Una cappella di Lloris che poi esce, non so se si è rotta la spalla, che cosa è successo, comunque è uscito un Barella, consegna il vantaggio e poi entra il secondo portiere di cui sinceramente ignoro o non ricordo il nome, che prende altri due gol, secondo me almeno uno abbastanza evitabile, per cui anche Tottenham nono posto, ricordiamo Tottenham lo scorso anno ha fatto la semifinale di Champions League, quest'anno non ne imbrocca più mezza. Scrivetemi sotto i commenti che cosa ne pensate di questo andamento, di questo Liverpool che scappa, di questo City che comunque non riesce a sembra non riuscire a tenere il passo. È veramente danno del Liverpool? Scrivetelo sotto i commenti. Un saluto e sempre caccio, bacio.